si vede che non hanno il cuore lì, tante volte si vede che faticano e non sono costretti, non sono obbligati in sé. A noi dispiace un po' vedere questo, però, e non solo questo, magari ogni tanto anche delle reazioni un po' forti, e quasi per dire, magari anche noi quando fin da piccoli ci tenevamo che attuassero il perdono nei confronti di compagni di scuola, magari che facevano delle offese così, e loro ti dicono: perché noi siamo così? Perché noi non riusciamo a rispondere male quando dovremmo rispondere male? Perché? Perché non siamo come gli altri? A volte ti dicono. E a noi dispiace, magari questa è una cosa a cui ci tenevamo tanto. Di fatto ci sentiamo compresi come genitori dalle parole del Papa, che sentite sono bellissime, le abbiamo trovate proprio leggendo la Familiaris Consortio, e ci hanno colpito davvero in modo particolare. Il ministero di evangelizzazione e di catechesi dei genitori deve accompagnare la vita dei figli anche negli anni della loro adolescenza e giovinezza, quando questi, come spesso avviene, contestano o addirittura rifiutano la fede cristiana ricevuta nei primi anni della loro vita. Come nella Chiesa, l'opera di evangelizzazione non va mai disgiunta dalla sofferenza dell'Apostolo. Così nella famiglia cristiana i genitori devono affrontare con coraggio e con grande serenità d'animo le difficoltà che il loro mistero di evangelizzazione alcune volte incontra negli stessi figli. Per noi è stato molto importante leggere questo documento di Giovanni Paolo II, perché ci siamo sentiti rasserenati e fiduciosi, abbandonando davvero nelle mani del Signore il futuro dei nostri figli, quello che sarà. Poi il terzo passo a cui vi ho introdotti prima è la liturgia nuziale della Pentecoste. Sulla croce Gesù emise lo Spirito, e questo dono fatto agli Apostoli trova compimento pieno nella Pentecoste. Il dono dello Spirito Santo diviene pienezza di vita per gli Apostoli, ma non è una pienezza di vita per se stessi, ma una pienezza di vita donante. Ed è lo Spirito di Gesù che continua ad incarnarsi per giungere ad ogni uomo. Fin qui abbiamo capito come lo Spirito Santo sia protagonista assoluto della coppia di sposi per vivere in pienezza la loro relazione, e quindi va invocato, desiderato, cercato costantemente. Gli sposi celebrano in pienezza l'amore di Dio proprio in forza di questa presenza che è donata il giorno delle nozze, ma va rinnovata. E come per gli Apostoli, anche agli sposi è data la pienezza di vita coniugale dallo Spirito, non per se stessi, ma perché attraverso di essi Gesù possa far nozze con ogni uomo. E non ce lo inventiamo noi. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 1534, leggiamo: due altri sacramenti, l'ordine e il matrimonio, sono ordinati alla salvezza altrui. Se contribuiscono anche alla salvezza personale, questo avviene attraverso il servizio degli altri. Essi conferiscono una missione particolare nella Chiesa e servono all'edificazione del popolo di Dio. Pensate, matrimonio come ordine, sacramento ordinato alla salvezza altrui. E ancora nelle Familiaris Consortio numero 49, i coniugi e i genitori cristiani, in virtù del sacramento, hanno nel loro stato di vita e nella loro funzione il proprio dono in mezzo al popolo di Dio. Perciò non solo ricevono l'amore di Cristo diventando comunità salvata, ma sono anche chiamati a trasmettere ai fratelli il medesimo amore di Cristo, diventando così comunità salvata. I sacramenti sono 7, 5 sono per la
salvezza personale e due sono per la salvezza altrui. Noi invece siamo abituati a pensare che sia uno solo che serve per la salvezza degli altri, quello dell'ordine. Ordine e matrimonio sono entrambi sacramenti per la salvezza altrui, anche se sono diversi, perché questa salvezza si attua in modo diverso. Allora proviamo adesso una breve riflessione per capire come gli sposi possono servire all'edificazione del popolo di Dio, così si esprime il Catechismo della Chiesa Cattolica. Come possono diventare comunità salvante? E qual è la modalità propria degli sposi nel celebrare l'amore di Dio nell'evangelizzazione? Fin dalla creazione del mondo, Dio affida all'uomo e alla donna un mandato che è quello di siate fecondi e moltiplicatevi. Ed è interessante osservare come nella Genesi questo mandato segue. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. E quasi dire siate fecondi e moltiplicate l'immagine di Dio. È certo che il mandato di fecondità che Dio dà all'inizio, alla creazione del mondo, va oltre la fecondità fisica. Diviene una fecondità spirituale. Vuol dire fate figli di Dio. La Chiesa esiste per evangelizzare, si legge nel Vangelo Nunziandi, però mi sposo molto spesso quando cerchiamo di rispondere a questo mandato di evangelizzazione nella Chiesa, c'è più facile guardare alla canonica che alla casa, creando dei metodi, dei modi di evangelizzazione che sono staccati dall'impianto naturale familiare. Ma la famiglia è chiamata ad evangelizzare, chiamata a diventare comunità salvante, sempre nel proprio sito naturale, sempre nel proprio modo normale di vivere. L'evangelizzazione tagliata su misura per gli sposi si compie nel proprio ambiente di vita e guarda a quella rete relazionale che ogni famiglia ha ed è inserita: parenti, amici, conoscenti, persone del proprio ambiente di vita, persone che costantemente incontriamo. La missione degli sposi è per sua natura legata al territorio nella quale è inserita. L'evangelizzazione per gli sposi è la condivisione con le persone del proprio ambiente di vita, della loro esperienza dell'incontro con Gesù vivo. Cioè, come per i figli l'educazione alla fede si concretizza nel vissuto familiare, e così per gli sposi anche quando coinvolgono persone all'esterno della famiglia, quelli che possiamo definire i figli spirituali. Questa evangelizzazione inizia con la preghiera. Senza preghiera non c'è evangelizzazione. Solo lo Spirito può cambiare il cuore dell'uomo, non sono certamente le nostre parole, non è opera di convincimento, quello lo lasciamo fare ai testimoni di Geova. Ma l'evangelizzazione cristiana non passa dal convincere, parte dalla preghiera e poi si concretizza nella cosa più naturale e più logica che la famiglia sa fare, che è quella di amare concretamente attraverso il servizio. Come i figli nati dalla fecondità fisica respirano dell'amore tra il papà e la mamma, così i figli spirituali che il Signore ci affida vanno amati e serviti fino a suscitare in loro una domanda: da dove viene questo amore? E questo è il momento in cui si può prendere la parola